Sì, allora, stiamo continuando diciamo, il percorso che abbiamo iniziato ieri, con il discorso del cubo tagliato per, diciamo, avere delle sezioni, in grado che in pratica ci mettono nella modalità di poter vedere sezioni di panorami. Avevamo diviso ieri il cubo in due parti differenti e sono state fatte ulteriori modifiche dal modellatore. In particolare adesso stamperemo il coperchio che abbiamo tagliato. Il modellatore ha inserito sulla superficie superiore questa texture a fini puramente decorativi, quindi per rendere più gradevole il suo lavoro. È una texture che crea dei particolari giochi d'ombra, come potete vedere già dalla simulazione. Questo pezzo non ha bisogno di nessun tipo di supporti, perché comunque ha dei sottosquadri che la macchina riesce a stampare in maniera autonoma. In più, ulteriore differenza rispetto al pezzo di ieri, il modellatore sapendo che appunto i due pezzi andavano combinati l'uno con l'altro, ha studiato un modo molto semplice di inserimento di un pezzo nell'altro a incastro, quindi ha progettato un maschio e una femmina per appunto permettere l'incastro del coperchio con la base. E quindi qui vediamo che il coperchio è dotato di queste cavità all'interno delle quali si andranno a inserire quattro appunto perni. Anche qui c'è ovviamente un sottosquadro, come possiamo vedere, però dovrebbe essere abbastanza facile per la macchina riuscire a farlo. Dunque, adesso andiamo un po' a spiegare brevemente come si realizza un G-code con questo programma qui che si chiama Cura. È un programma che abbiamo già intravisto ieri ed è un programma che noi utilizziamo soprattutto per realizzare velocemente dei G-code, soprattutto per macchine come la WASP. La cosa, diciamo, assolutamente interessante di questo programma è il discorso appunto della visuale, dei comandi che permettono anche di simulare la stampa prima appunto della realizzazione vera e propria. E inoltre qui, come potete notare, c'è questo piccolo pannellino e diciamo si modifica in tempo reale, nel senso che io andando a modificare i valori che abbiamo qui per creare il G-code, questo pannellino mi modifica in tempo reale una stima del tempo di stampa. Quindi in questo caso con i valori che ho adesso mi dice che ci vorranno circa 6 ore e 47 minuti per stampare questo oggetto, perché comunque è di dimensioni, diciamo, abbastanza considerevoli. Ogni lato dovrebbe essere 14 centimetri, una diciamo stima precisa delle dimensioni la possiamo avere evidenziando l'oggetto e andando su quest'altro pannello che vediamo qui. Abbiamo tre pulsanti: ruota, scala, specchia. Se andiamo su scala, lui mi dice in automatico la grandezza di ogni lato, quindi X, Y e Z, e vedo appunto 140 mm, cioè 14 centimetri. C'ho anche ovviamente una possibilità di scalare il mio modello, una cosa che, se vi ricordate, abbiamo già fatto ieri perché il modello era stato esportato in maniera sbagliata, quindi era grande 14 mm, l'abbiamo scalato. Per fare una scala uniforme basta mantenere, diciamo, chiuso questo lucchetto, che quindi mi manterrà i valori della mia scala assolutamente uniformi. Questo
Quindi questo è il, diciamo, come abbiamo detto, il pannello per ruotare l'oggetto, scalarlo e specchiarlo. Su quest'altro pannellino qui abbiamo appunto le viste, c'è cioè quella normale, questa qui, overhang, fa vedere in pratica dove ci sono i sottosquadri evidenziandoli in rosso. E l'altra cosa interessante è questa qui, layers, l'abbiamo già vista ieri, la vediamo tra un po' di nuovo, dopo che appunto abbiamo controllato un po' i nostri parametri di stampa. Allora, questo pannello qui, Basic, è il più importante, qui si decide più o meno tutte le cose fondamentali per realizzare il G-code. Badate bene che la maggior parte di questi valori voi li trovate praticamente in ogni CAM dedicato alla stampa 3D, quindi in ogni programma che serve per fare il G-code. Tra un po' vedrete con Alessandro Slicer, e Slicer, diciamo, ha questi parametri magari sotto un altro nome. Però più o meno una volta imparati i parametri fondamentali per la stampa, poi è facile adattarsi a nuovi CAM. Questo qui è importantissimo, l'eye rate, è la distanza tra un layer e l'altro. Parliamo ovviamente di layer in verticale, quindi dal basso verso l'altro. Praticamente sarebbe la distanza tra una fetta della nostra torta, che è il nostro oggetto, e la fetta successiva. In questo caso siamo a 0,2 mm ed è il valore standard più o meno con cui si stampa con queste macchine. Ciò non toglie che io posso raggiungere definizioni maggiori, ad esempio mettendo a 0,1 mm. In questo caso devo però tenere a mente che si raddoppierà il tempo necessario per la stampa, quindi devo avere a disposizione parecchio tempo. Però naturalmente la risoluzione sarà maggiore e quella leggera rigatura che si nota nei pezzi stampati con le stampanti 3D, che è proprio appunto la sovrapposizione di un layer sopra l'altro. Mettendo a 0,1 ovviamente sarà meno visibile. Per adesso però come standard noi lasciamo a 0,2. Il valore che vediamo qui sotto, shell thickness, è sostanzialmente lo spessore del nostro, delle mura del nostro oggetto. Parliamo ovviamente di tutti i contorni che questo oggetto può avere. Magari per farvi capire, adesso entriamo in modalità layers. Mi fa velocemente una simulazione. Ok, mi dice che con questi valori che ho ci metteremo 100, boh, 100 saranno 118, più o meno di layers. Ok, come vi dicevo, lo shell thickness è esattamente questa parte qui che vedete evidenziata sostanzialmente in verde e in rosso. Il rosso ovviamente è la parte esterna. Posso interromperti un Sì. secondo? Quando durante questi giorni ci avete chiesto, ma è possibile impostare lo spessore? Devo fare lo spessore del bordo dell'oggetto? In questo caso vi sta spiegando che questo è il passaggio che gestisce direttamente questo, il programma. Ok, Esattamente. scusa. Sì, è un valore che è assolutamente modificabile. Se io vado a incrementare questo valore, lui inspessisce il bordo, ma ricordate che lo fa sempre verso l'interno dell'oggetto, quindi i miei 14x14 cm di lato mi rimangono invariati, non va a ingrandire l'oggetto verso l'esterno, ma intensifica lo spessore delle mura verso l'interno. Quindi voi non avete problemi di modificazione dell'estetica dell'oggetto. Altra cosa importante che vi devo dire è che questi valori, che qui vengono espressi in millimetri,
dovete pensarli non come valori a caso, ma come multipli del diametro dell'ugello. In questo caso noi sappiamo che la nostra macchina, cioè la WASP, ha un diametro di ugello di 0,35 mm, quindi io necessariamente vado a fare una moltiplicazione di questo valore. Ad esempio, se io metto 0,35 per 4, quindi io voglio che faccia 4 giri di mura, mi esce 1,4. Parliamo sempre di millimetri, quindi io ho inserito questo valore e gli sto dicendo: guarda, tu devi fare 4 giri per realizzare il mio muro. Ci siete? Se voi vedete bene, queste mura non vanno a insistere appunto solo sulla parte, se vogliamo, esterna, ma in tutte le anche cavità che questo pezzo ha. Quindi vedete, le mura si creano anche nella cavità circolare qui e nella fessura dove poi andrà a inserirsi lo specchio. Anche qui la parte rossa è quella che va verso il mondo esterno, la parte verde è quella che è rivolta verso l'interno del modello, quindi qui si vede bene questo discorso. Ok, andiamo avanti. Enable retraction è sostanzialmente, se la manteniamo spuntata, significa permetti la ritrazione. La ritrazione è sostanzialmente quando la macchina, l'ugello della macchina, si sposta da un punto a un altro del nostro modello senza stampare. In quel caso, dato che il PLA a temperatura continua a colare materiale dall'ugello, in quel caso è diciamo più utile ai fini della stampa che la ritrazione funzioni. Cioè, che cosa succede? Che il motorino, invece di spingere materiale all'esterno, lo ritira verso l'interno, e quindi quando l'ugello si sposta da un punto a un altro senza stampare, il materiale viene spinto all'interno e quindi non cola nessun tipo di residuo. Quindi è bene mantenerla sempre spuntata questo valore. Fill, qui parliamo della parte relativa sostanzialmente al riempimento interno, cioè questa famosa griglia. Partiamo prima da qui, abbiamo bottom e top thickness. Bottom e top thickness è più o meno la stessa versione di shell thickness, però relativa appunto al top e il bottom del mio oggetto, cioè la base e tutti i soffitti orizzontali che l'oggetto si trova ad avere. In questo caso quindi il bottom sarà questa parte qui, quindi appunto la base del mio oggetto, mentre il top, eccolo, vedete, è proprio questa parte qui che piano piano lui va a coprire. In questo caso, dato che abbiamo questa texture particolare, quindi non abbiamo un soffitto piatto, quindi il top sarà costituito dagli ultimi livelli di chiusura di tutti questi esagoni, quindi sarà molto, diciamo, sottile come top. Anche qui dobbiamo considerare un multiplo, però stavolta, dato che ragioniamo in una dimensione verticale, quindi sull'asse Z, non sarà un multiplo di 0,35 che è il diametro dell'ugello, ma sarà un multiplo dell'air rate, cioè un multiplo della distanza che noi abbiamo impostato tra un livello appunto orizzontale e quello successivo che sta al di sopra. Quindi anche qui devo fare un multiplo di 0,2 mm. Anche qui gli imposto un valore, non so, poniamo 4, e ottengo 0,8. Ok. Fill density l'abbiamo già iniziata a vedere ieri.
È proprio questo discorso qui, questa quadrettatura interna al modello, tutto quello che è interno al modello e che quindi tecnicamente non sarà poi visibile quando l'oggetto sarà stato stampato. Quindi non è tanto un discorso di estetica qui, ma è semplicemente un discorso di sostegno e di solidità del nostro modello. Come abbiamo già detto ieri, se noi realizziamo un pezzo che deve sostenere degli sforzi, quindi deve essere magari una componente meccanica, ovviamente è bene cercarlo di fare il più pieno possibile. Per un pezzo come questo, che comunque ha una funzione semplicemente appunto estetica, cioè serve ad avere delle visioni particolari di panorami, possiamo anche non intensificare troppo il riempimento interno per, diciamo, stampare abbastanza velocemente il nostro modello. E, come vedete, Cura ha una sola possibile texture interna per realizzare i riempimenti. Come vedremo dopo, Slicer ci offre più possibilità, ci offre una struttura a nido d'ape, una struttura a quadrati concentrici, eccetera, eccetera. Magari la intensifichiamo un pochino per garantire ed essere sicuri che... Perché essendoci il discorso che comunque il soffitto non è piatto, è bene appunto intensificare questo valore proprio per diciamo garantire che il soffitto, che è quella texture esagonale, comunque si riesca a completare. Quindi magari intensifichiamo anche a 10 magari. Torno un attimo nella visione normale, così va più veloce il programma. Ok. Allora, print speed, qui è appunto la velocità di stampa espressa in millimetri al secondo. Dato che io so che questo pezzo lo mandiamo in stampa con una WASP e so che le WASP hanno riescono a sostenere delle velocità elevate di stampa, posso spingere appunto la mia stampa fino a 100 mm al secondo. Anche perché è un pezzo molto grande, quindi su pezzi diciamo di grandezze così estese posso appunto aumentare la velocità. Comunque sia, successivamente col programma che utilizzeremo per mandare in stampa, cioè PrintRun, io posso modificare in tempo reale la velocità se non mi convince, se la voglio più lenta o più veloce. Stessa cosa per la temperatura, qui abbiamo temperatura di stampa 185, che è una temperatura standard per il PLA. Diciamo che dipende molto dalla temperatura dell'ambiente in cui ci troviamo, dalle stagioni anche, con appunto l'avvicinarsi dell'estate, comunque le temperature essendo più alte, ovviamente... In questi casi è meglio lasciare la temperatura abbastanza bassa, quindi vicina ai 185. E poi, come vi dicevo, dipende anche dall'ambiente, dal vento, da mille fattori. Sono decisioni che comunque anche queste si possono modificare dal programma che vedremo dopo, PrintRun. E quindi in tempo reale io posso assegnargli temperature diverse se vedo che si comporta diciamo male l'estrusore. Supporti. Questi supporti si spuntano, vedete c'è un menu a tendina, si spuntano solo nel caso in cui io voglio appunto garantire un supporto ai miei sottosquadri. Quindi con lo stesso materiale di stampa, se io poniamo...
gli dico fammi un supporto touching build plate, lui mi andrà a fare con lo stesso materiale di stampa una reticolatura simile a quella del riempimento interno che mi va a sostenere i sottosquadri. In questo caso però l'abbiamo progettato in modo da evitare qualsiasi aiuto relativo ai supporti e quindi lascio spuntato nessun supporto. Qui abbiamo invece la piattaforma di adesione. In pratica che cosa succede? Ieri l'abbiamo accennato, questi materiali di stampa tendono solitamente ad imbarcare, soprattutto su superfici estese. Lo fa molto l'ABS, lo fa in misura minore anche il PLA. Questo significa che comunque io ho bisogno di aiutare il mio pezzo a rimanere stabile sul piatto di stampa. E uno dei modi per permettere questo è appunto dotarlo di una piattaforma di adesione. Il raft è una specie di zattera, se vogliamo, costruita sempre con lo stesso tipo di materiale, quindi sempre col PLA estruso dall'ugello. Prima di stampare il pezzo vero e proprio, la macchina gli fa una specie di letto che poi andrà rimosso a pezzo finito. Però in questo caso è meglio utilizzare il brim. Il brim non è nient'altro che una piattaforma che si va a creare intorno all'oggetto, quindi è una specie di offset, se vogliamo, un offset del perimetro della base dell'oggetto, e quindi gli crea una specie di ventosa di un livello, una ventosa che gli permette, soprattutto alle zone che si trovano agli angoli, quindi queste qui, è una specie di piattaforma che aiuta gli angoli a mantenersi ancorati al piatto di stampa. Questi supporti, questo brim può essere regolato da quest'altro menu Expert Settings. Si aprono tantissime altre opzioni. Se noi andiamo qui, brim, appunto c'è un valore espresso anche qui in millimetri dove io decido di quanto deve essere largo questo brim. In questo caso mettiamo un 5. Ok. Infine, diametro e flow. Sono più o meno dei valori simili, intercambiabili, nel senso che il diametro è il diametro del filamento che io sto utilizzando. In questo caso la WASP utilizza filamenti da 3 mm e quindi io vado a inserire 3. Il flow è semplicemente l'ammontare del materiale estruso. 100% vuol dire che la macchina si comporta in maniera diciamo normale. Se io vado a aumentare questo valore, non so, mettendo 102, 105, lei mi andrà a spingere più materiale nello stesso tempo in cui era stato progettato appunto il movimento. Quindi che cosa succede? Estrudendo più materiale, il filamento uscirà leggermente più grosso, quindi più compatto, se vogliamo. Questi espedienti di solito si usano quando vediamo che il filamento non esce molto bene dall'ugello. Abbiamo provato a modificare la temperatura di stampa, abbiamo provato a modificare la velocità. Nonostante tutte queste modifiche, vediamo che l'estrusione non avviene in maniera adeguata. Abbiamo quest'altra possibilità. Quindi intensificare il flow facendo in modo che appunto venga estruso più materiale nello stesso tempo di prima. Ultime cose che magari vi dico, questa parte qui, la parte avanzata, la vediamo molto rapidamente. Qui abbiamo il nozzle size, cioè il diametro del nostro ugello, come abbiamo detto prima è 0,35.
la velocità di ritrazione, che è questa spunta che abbiamo visto prima. Quello che ci interessa si trova soprattutto qui, nella velocità. Qui abbiamo dei parametri che vanno a perfezionare questa velocità generica che avevamo impostato qui, quindi 100 mm al secondo. Qui appunto abbiamo una velocità di viaggio, quindi una velocità quando la macchina non sta stampando, quindi possiamo spingerla anche a 120, una velocità del primo layer, cioè il layer della base, questo qui. Questa qui si tiene di solito bassa perché se noi realizziamo una buona base che aderisce bene al piano, abbiamo, diciamo, completato il 50% della nostra stampa. La mettiamo a 60. E questa qui invece è la velocità del riempimento interno, quel famoso reticolo che abbiamo visto prima. Anche qui, essendo una cosa puramente interna, quindi che non verrà vista alla fine, possiamo anche mettere un 110. Ok. Sta appunto lavorando sul codice. Ok, ci dice che la stampa impiegherà 6 ore e 18 minuti. A questo punto provo a mandare in stampa l'oggetto, devo salvare il mio G-code. Prima era un STL, adesso è un G-code. Sarebbe a dire un file di testo, non si tratta più di una, appunto, immagine che io posso vedere, ma è semplicemente una stringa di testo dove ci sono i comandi che la macchina dovrà eseguire per realizzare il pezzo. Ok, ho salvato il G-code, lo salvo sulla pennetta. Adesso lo andremo a stampare con la WASP. Ale, tu vuoi continuare con Slicer? Adesso facciamo il G-code di un altro modello che verrà appunto inviato alla Sherbot. E quindi con questo sistema abbiamo occasione di vedere come funziona un altro CAM molto interessante che abbiamo introdotto ieri, cioè Slicer. È un CAM più professionale con più parametri e adesso lo vedremo insieme ad Alessandro. Allora, sì, il file STL, magari me li dai tutti e tre se già l'hai preparati. Ok, magari prima di fare direttamente Slicer rivediamo qualche passaggio di NetFab, perché ieri qualcuno magari ha fatto difficoltà a seguire, e in modo tale che rivediamo tutto il processo di esportazione fino ad arrivare a Slicer, che è appunto quest'altro software che ci permette di affettare, come dice la parola stessa, il nostro modello solido in strati. Prima di proseguire volevo un attimino aggiungere una cosa a quello che ha detto Giampiero.
Giampiero mi ha detto che in uscita noi avremo questo file in formato G-code, che di fatto è un file di testo. Infatti, se noi proviamo a prendere un G-code e ad aprirlo con un editor testuale, vediamo che di fatto quello che avremo sono una serie di codici ordinati e messi in ordine. Se andiamo a leggere un G-code, capiamo anche il perché si chiama G-code. Se ci fate caso, da un certo punto in poi ogni riga comincia con il comando G1, che è appunto è uno dei comandi esistenti. La maggior parte delle righe di codice di un G-code inizia con la lettera G. Associata ad un numero prende vari significati, però è la motivazione appunto del nome G-code. In particolare, se vediamo, prendo una riga qualsiasi, leggiamo G1, X con un valore, Y con un altro valore, E con un altro valore. Cioè lì che cosa gli sta dicendo? Gli sta dicendo semplicemente: stai stampando, posizionati nel punto X 120.277, il punto Y 102.177, e con la E invece sta semplicemente comandando il motorino del filo, sostanzialmente, dell'estrusore, quindi gli sta dicendo quanto materiale depositare durante questo tragitto, diciamo. Sostanzialmente un G-code è quello, cioè sono un file di movimento macchina, ci sono delle coordinate, si comanda un po' tutto ciò che sono le parti meccanico-elettroniche della macchina. Un problema con la pennetta, non la legge. Adesso sì. Come, che nome hanno? Nel frattempo volevo dire che stanno già preparando la stampante per il processo di stampa, quindi posizionamento della lacca sul piatto e tutte queste operazioni manuali. Sono preparatorie appunto al processo di stampa vero e proprio. Allora, abbiamo una serie di file usciti da un modellatore, dove praticamente vogliamo stamparli realmente. Quindi ricordiamoci un attimino il processo, come avviene. La prima cosa, esco dal mio software di modellazione in formato STL oppure OBJ e vado ad aprire il mio software Netfab. Nella sua versione basic presenta questa schermata di registrazione dove è possibile inserire il nome e l'email e ricevere la chiave d'attivazione gratuitamente. Andiamo ad aprire il nostro file. Ok, si chiama partenza. Allora, che cosa abbiamo? A colpo d'occhio vediamo subito che il nostro file non presenta nessun errore, perché altrimenti notavamo in basso un triangolo rosso che ci diceva appunto che c'erano dei problemi. In quel caso, lo ripetiamo rapidamente, mi posizionavo sul menu riparazione in alto a destra, semplicemente gli creo al volo un errore giusto per... Ok, io ho creato degli errori, cliccando sul tasto Update vado a leggere quali sono questi errori. In particolare abbiamo una faccia orientata male e un buco, quindi vado nel tasto Action, gli dico chiudi tutti i buchi e girami le facce ruotate male, gli applico la riparazione
E in uscita ho il file corretto, quindi senza il mio eventuale punto esclamativo. A questo punto l'altra cosa da fare è chiaramente andare già a posizionare l'oggetto così come poi vorrò stamparlo. Questo oggetto è già stato sezionato per avere un'opportuna base d'appoggio sul piatto di stampa, quindi in realtà questa è una metà dell'oggetto finito che andremo a stampare. Vedo che però è posizionata diciamo in una maniera scomoda per la stampante, quindi la prima cosa che vado a fare è andarla a ruotare cercando di posizionarla in maniera corretta, ovvero con la parte diciamo tagliata, la parte piatta del mio oggetto posizionata sul piano. Quindi vado sul tasto ruota, gli dico di ruotare 90 gradi sull'asse X, errore, lo vado a ruotare nuovamente e gli dico di 180 gradi questa volta. Ok, adesso il mio oggetto diciamo è posizionato correttamente, quindi posso salvarlo ed esportarlo direttamente per la stampa. Ancora una volta, prima di uscire, vado a controllare che le dimensioni del mio oggetto siano corrette. Noto in questo momento che la larghezza del mio oggetto è di 400 mm. Come abbiamo già accennato, con le macchine che abbiamo in questo momento a disposizione abbiamo un'area massima stampabile di 200 mm circa. Quindi in questo caso avevamo già deciso di scalare il nostro oggetto, quindi ridimensionandolo, facendo una scala al 50%. Quindi vado su scala e vado a dirgli di avere un target size di 200 mm. Anzi, per sicurezza metto una scala al 50%, così siamo coerenti. Allora faccio scala. A questo punto posso finalmente esportare come STL nella stessa cartella. Ok, andiamo a prendere Slicer. Allora, per chi lo apre per la prima volta, chiaramente comparirà un wizard dove sostanzialmente ci farà un po' di domande in merito alla macchina che stiamo utilizzando. Noi, in base alle caratteristiche che abbiamo in macchina, quindi dimensione del piano, diametro dell'ugello e pochi altri parametri, riusciamo a configurare il nostro software per un giusto slicing in merito alla macchina che utilizziamo. Allora, altra cosa da fare per comprendere esattamente il funzionamento di Slicer, o meglio per approfondirlo, è quello di andare su Slicer, preferenze, e switchare dalla modalità simple, che è quella che viene aperta di default, alla modalità expert. Ci avvisa con un warning dicendo che per far sì che queste modifiche siano di fatto applicate devo riavviare il mio software. Lo faccio. Ok, a questo punto Slicer mi si apre in questo modo. Che cosa faccio? Beh, prima cosa clicco sul tasto Add e vado a prendergli esattamente l'STL che mi serve. Lui ci fa praticamente una sorta di vista dall'alto di quello lì che sarà il primo layer per vedere come realmente è il nostro solido. Ci faccio il doppio clic sopra e mi si apre questa visione in cui appunto vedo il solido appoggiato sul mio piatto di stampa. Cosa faccio adesso? Quello che mi interessa è andare a settare quei parametri che abbiamo già visto in parte all'interno di Cura. Quindi mi sposto nel tab Print Settings e inizio un attimino a guardare questa lista di settaggi che abbiamo a disposizione. Il primo è Layers and Perimeters. Cosa c'ho in questo tab? Allora, la prima voce mi parla di layer 8, quindi di fatto andiamo a scegliere quello che è lo spessore di ogni singolo strato che la macchina andrà a depositare. Le macchine che abbiamo a disposizione
hanno la possibilità di arrivare fino a 50 micron di precisione, quindi fare strati sottili 50 micron, ovvero 0,05 mm. Generalmente il miglior valore, il miglior rapporto qualità-tempo di stampa è proprio 0,2. Al successivo parametro posso andare a modificare quello lì che è lo spessore del primo layer, quindi cambiare soltanto il primo layer e far sì, magari riducendolo, di avere un attaccamento maggiore al piano, perché se il primo layer lo vado a fare più sottile, lo schiaccio di più sul piano e quindi ho un attaccamento maggiore del mio pezzo. Andiamo sotto, perimetri. Allora, in questo caso, a differenza di cura, quello che facciamo non è andare ad assegnare uno spessore espresso in millimetri, ma andiamo a dare il numero di giri che deve fare sul perimetro. Come faccio a capire quanto verrà spesso il mio pezzo? Beh, basti pensare che lo spessore minimo che viene depositato è pari al diametro dell'ugello che sto utilizzando. Quindi con questo tipo di macchine, dove l'ugello è da 0,35, so che ogni passata, ogni giro che faccio è 0,35. Quindi in questo caso 3 giri è 0,35 per 3, quindi è poco più di un millimetro. Altra opzione sotto, spiral vase. Questa, diciamo, è una particolarità di slicer. Ci permette sostanzialmente di fare dei percorsi particolari dove il mio punto di salita su ogni passaggio è sempre diverso, è appunto una sorta di spirale. E è indicato ad esempio per fare i vasi, perché lui di default ci va a levare il coperchio di sopra del nostro oggetto, fa soltanto un giro attorno, diciamo per il solido che stiamo modellando, e man mano va a salire. Quindi abbiamo appunto un vaso fatto a spirale ed è particolarmente gradevole da vedere. Passiamo invece ai gusci orizzontali, solid layers. Anche qui ragioniamo per passate, quindi abbiamo quanti livelli saranno di chiusura della parte di sopra e quanti livelli saranno solidi sul fondo. Per capire anche qui quanto spesso sarà ogni passata, basta semplicemente pensare al parametro che abbiamo messo sopra. Qui in alto, ad esempio, gli abbiamo detto che lo spessore di ogni singolo layer è da 0,2, da 200 micron. Di conseguenza 5 passate sulla parte di sopra significa 5 per 2, è un millimetro di spessore. 3 passate sul bottom significa chiaramente 0,2 per 3, 0,6 di spessore sulla parte di sotto del nostro oggetto. Ci sono altri valori che vengono indicati sotto, però diciamo che si scende un po' più nel tecnico, quindi per adesso li saltiamo. Andiamo all'altro valore, infill. Anche qui in parte l'abbiamo già visto all'interno di cura. Sostanzialmente noi qui gli stiamo dicendo quanto deve essere solido l'interno. Cioè, immaginate che noi per ogni solido andiamo a suddividerlo in blocchi, andiamo a ragionare sui gusci esterni, sulla parte di sotto, sulla parte di sopra e il riempimento interno. Sui banchi ci sta qualche pezzo lasciato di proposito a metà, proprio che ci fa capire come ragiona l'infill. In questo caso, a differenza di cura, quello che facciamo non è più ragionare in percentuale, cioè, o meglio, non è più esprimere in percentuale questo valore, ma in una scala da 0 a 1, quindi lo 0,25 di fatto è il 25%. Scrivere 1 significa scrivere completamente pieno, 0 ovviamente completamente vuoto. Sotto adesso abbiamo la possibilità di scegliere il fill pattern, ovvero la trama di questo riempimento. Se apriamo il menu a tendina,
vediamo che ci sono diverse modalità di riempimento. C'è la modalità rettilineare, che è un po' quella che abbiamo visto anche su Cura, c'è la modalità lineare, quella concentrica, quella Onecomb, e poi un'altra serie di trame molto più complesse, molto più belle da vedere, però anche molto più lente, tant'è che l'autore ce l'ha specificato. Vediamo cos'altro possiamo fare. Possiamo scegliere ad esempio il pattern che deve avere sulla superficie, quindi quando fa gli strati solidi di sotto e di sopra, che tipologia di pattern deve avere. Un pattern molto simpatico è quello lì concentrico. Un'altra cosa interessante introdotta con Slicer è la possibilità di andare a creare il nostro riempimento non tutti i layer, ma saltando alcuni layer. Cioè, che significa? Se io deposito sempre strati da 0,1, visto che il mio riempimento di fatto mi serve soltanto in maniera strutturale, ma non mi serve a livello estetico, perché io non lo vedo quel riempimento, posso decidere di andare a stampare il riempimento ad esempio ogni due layer. Quindi un layer mi farà soltanto il perimetro da 0,2, il layer successivo mi farà perimetro da 0,2 e riempimento da 0,4. Così gli salto un po' di passaggi all'interno e questo qui mi aiuta a velocizzare il tempo di stampa. Andiamo un attimino a vedere la scheda delle velocità. Allora, come vedevamo prima, su Cura l'unica possibilità che abbiamo è quella di settare le velocità per generica, diciamo, quindi una velocità globale del nostro oggetto. Attualmente invece con Slicer abbiamo la possibilità di scegliere una velocità personalizzata per ogni singola tipologia di stampa. Per esempio, se andiamo ad analizzare, vediamo le varie voci sono perimetri, piccoli perimetri, perimetri esterni, riempimento, riempimenti solidi, la parte di sopra, i materiali di supporto, i ponti. Quindi abbiamo la possibilità di personalizzare veramente al 100% la stampa. Sotto abbiamo anche la possibilità di dare un valore di velocità ai travel. Cosa si intende per travel? Sono di fatto i viaggi che la macchina fa nel momento in cui non stampa, quando semplicemente deve riposizionare l'ugello. Passiamo ancora alla scheda successiva, skirt and brim. Che cos'è? Allora, lo skirt sono praticamente un numero di giri che vengono fatti fuori dal nostro oggetto con un certo offset, servono semplicemente per ripulire l'ugello prima della stampa vera e propria. Abbiamo la possibilità di scegliere anche a che distanza fare questi giri. E sotto invece una cosa molto utile è invece il brim. Che cos'è? Immaginate se dobbiamo stampare un oggetto che ha una base d'appoggio molto piccola. Immaginate, che ne so, una parte di un cono girato al contrario, quindi ho la parte piccola che tocca sul piano e la parte grande che va a salire. Beh, è una condizione abbastanza scomoda di stampa, perché non riesco a far attaccare a sufficienza il mio oggetto sul piatto. In questo caso, ma anche in realtà in molti altri casi in cui l'adesione rischia di essere precaria, quello che si fa è aumentare o inserire il brim, e di fatto sono dei giri concentrici che vengono fatti fuori dall'oggetto solo sul primo layer e ci servono esclusivamente per far aderire, appunto, per creare una base più ampia di supporto al nostro oggetto che mandiamo in stampa. Passiamo all'altra scheda, materiali di supporto. Cosa troviamo qui dentro? Beh, allora, innanzitutto la possibilità di attivarli o disattivarli. Quindi abbiamo questo segno di spunta che mi dice se generare o meno i materiali di supporto. A rigo di sotto
abbiamo la possibilità di personalizzare quello che è l'angolo limite entro cui fare o non fare i materiali di supporto. Prima parlavamo anche ieri e abbiamo dato per scontato il fatto che oltre i 45 gradi proprio fisicamente il materiale collassa e di conseguenza abbiamo bisogno di questi pilastri che ci vengono in aiuto, che è appunto il materiale di supporto. Qui, volendo, noi possiamo forzare un angolo differente rispetto a quello dei 45 gradi, magari possiamo aumentare l'angolo così da generare più supporti o diminuirlo così da generarne di meno, ovviamente rischiando però di non avere un pezzo pulito. Anche qui all'interno del tab in fondo abbiamo la possibilità di scegliere la tipologia di materiale di supporto, o meglio il tipo di trama che questi nostri pilastri devono avere. Le possibilità sono rettilineare, griglia rettilineare e honeycomb. Le altre opzioni, diciamo che momentaneamente le saltiamo, mi voglio soltanto soffermare su un parametro che sta in multiple extruder, dove praticamente io ho la possibilità di attribuire a un ugello oppure a un altro ugello la stampa di qualcosa. Ad esempio, se ho una macchina a doppio estrusore, posso decidere di attribuire ad esempio i perimetri, l'infill all'estrusore 1 e invece i materiali di supporto all'estrusore 2. E questo magari è proprio quello che si fa nel momento in cui si utilizzano dei materiali di supporto solubili in qualche modo, quindi ieri abbiamo visto ad esempio l'IPS e il PVA. Andiamo a vedere adesso filament setting, quindi il terzo tab principale. Allora, qui sostanzialmente cosa gli andiamo a settare? Alla prima riga il diametro del filamento. Come dicevamo, abbiamo due tipologie di diametri, diciamo gli standard sono filamenti da 3 mm e filamenti da 1,75 mm. In questo caso stiamo facendo una simulazione di stampa con una Sherbot che utilizza un diametro da 1,75 mm. Sotto abbiamo la possibilità di andare a scegliere le temperature che vogliamo utilizzare per la nostra stampa. In questo caso la macchina era preimpostata per stampare dell'ABS, quindi le temperature che vedo sono 230 per il primo layer, 230 per gli altri layer e con un piatto a 84 gradi. Nel tab cooling abbiamo la possibilità di personalizzarci anche il come le ventole devono agire rispetto a appunto alla tipologia di stampa, quindi magari se sono in una stampa di ABS magari vado a ridurre un po' la velocità delle ventole così da avere meno aria. Nel caso invece del PLA, che necessita di essere raffreddato in maniera abbastanza rapida, posso andare ad aumentare questi valori. L'ultimo tab è invece printer settings. Qui sostanzialmente diciamo che parte dei valori presenti qua sono quelli lì che abbiamo già inserito nel wizard e in particolare abbiamo le dimensioni del piatto di stampa, la posizione del centro del piatto di stampa, la tipologia di firmware installato sulla macchina. Qui ne vediamo un paio, ad esempio MakerWare MakerBot è chiaramente il firmware di questa macchina, quello presente nelle altre macchine generalmente è della famiglia RepRap, quindi è un firmware open source, solitamente il Marlin è quello lì più usato. Andiamo a vedere invece il custom G-code, così terminiamo anche un po' quello che abbiamo iniziato a dire prima in merito al G-code. Allora, qui sostanzialmente
ci sono una serie di istruzioni che la macchina deve compiere prima di stampare il nostro oggetto e al termine della stampa. In particolare sono dei settaggi solitamente che vengono forniti anche con la macchina, nel caso ne abbiamo acquistato una, diversamente possiamo comunque scriverceli noi e personalizzarli. In questo caso ci stanno un po' di valori che adesso, senza scendere insomma nel dettaglio, cerchiamo un po' di capire la macchina cosa fa prima di andare in stampa. Ad esempio G28, e anche ci abbiamo anche un commento vicino che ci spiega un po' quello che fa, cioè manda a casa tutti gli assi. Che cos'è il mandare a casa gli assi? La macchina non ha mai coscienza del punto in cui si trovi, cioè se io accendo la macchina non sa l'estrusore in che posizione di X, Y e Z si trova. Questo per la tipologia di motori, che sono dei motori che non hanno coscienza della propria posizione. Come si fa a dire alla macchina dove si trovano gli estrusori? Semplicemente mandandoli appunto a casa, cioè spostandoli verso il fine corsa, cioè un sensore elettronico che semplicemente toccandolo manda un impulso dicendo ecco questo è il tuo limite, e quindi arrivando a zero su tutte e tre gli assi sostanzialmente la macchina sa che il suo zero, il suo punto di partenza è quello, rispetto a quel punto poi andrà a muoversi. Ad esempio vediamo qualche altro settaggio che viene messo nello start G-code, tipo questo comando M106S127, semplicemente gli sta dicendo di spegnere le ventole dell'estrusore, di accendere, perdonatemi, le ventole dell'estrusore. G0Z10 semplicemente dice ok, sposta l'asse Z nel punto 10, e quindi sostanzialmente sta leggermente sollevando l'asse Z, si va poi a posizionare nel punto X200, Y200, F3000 con velocità 3000, inizia a scaldare l'estrusore e dopo inizia la sua stampa. Nella parte finale, quindi nell'end G-code, quello che generalmente fa la macchina è spegnere tutte le temperature, quindi vediamo questo M104S0, M190S0, quindi porta le temperature a zero, vai a casa e a quel punto spegni le ventole e quindi disattiva la macchina. Questi valori chiaramente sono completamente personalizzabili. Chi di voi è stato durante qualche fiera di tipo la Maker Fair, dove c'erano alcune aziende ad esempio che stampavano un braccialetto, poi facevano riposizionare la macchina sul fondo e la mandavano avanti così da far spingere questo braccialetto direttamente con l'estrusore. Nell'ultimo tab, quello dell'estrusore, sostanzialmente andiamo a settare il diametro del nostro ugello. Anche qui molti valori vengono automaticamente compilati nel momento in cui si fa il wizard, e poi ci sono tutta una serie di altri valori come l'offset dell'estrusore e cose un pochino più tecniche che per ora tralasciamo. Allora, in merito invece al nostro file, andiamoci un attimino a impostare un po' di valori utili per la stampa del nostro oggetto. Allora, andiamocelo a rivedere. Noi abbiamo una base che poggia a terra, in questa zona qui, dove non abbiamo problemi di stampa. Sopra andiamo a crescere in maniera abbastanza lineare. L'unico momento in cui ho difficoltà nella stampa è in questa zona qui, dove praticamente ho un angolo sicuramente inferiore ai 45 gradi e quindi qua sono sicuro di avere la necessità dei materiali di supporto, quindi dei pilastri famosi. Quindi che faccio? Allora, la prima cosa, me ne vado in materiali di supporto e li vado proprio ad attivare, genera materiali di supporto. Cos'altro posso notare? Il pezzo più piccolo, diciamo il dettaglio più piccolo del nostro oggetto sono proprio questi incastri che abbiamo in alto. Quindi quello lì mi servirà anche per scegliere un po' gli spessori che vado a utilizzare. Torniamo su Print Settings.
layer e perimetri, andiamo a scegliere. Allora, 0,2 abbiamo detto che è un buon compromesso tra la velocità di stampa e la qualità finale dell'oggetto. Quanti perimetri gli diamo a questo oggetto? Beh, questo qui è una metà di quello che sarà poi una maniglia, quindi diciamo che abbiamo la necessità di avere un po' di resistenza, quindi direi di mettere 3 perimetri ai lati. Possiamo metterci 5 perimetri sul top, perché mi serve che poi la parte finale venga chiusa bene, in particolare qui ho necessità di avere quasi completamente solido, quindi vado a ispessire quegli strati. Sul fondo posso anche ridurre il numero di layer, magari riducendoli a 3. Riempimento. Quanto lo vogliamo fare denso all'interno? Allora, le parti che saranno più dense saranno chiaramente queste parti qua. Un riempimento in genere del 60% è praticamente paragonabile a un oggetto completamente pieno. Un riempimento al 30% generalmente ha una discreta resistenza, specialmente se abbiamo ispessito un po' quelli che sono i perimetri. Quindi mettiamo 0,3. Tipo di trama, beh, chiaramente l'Onecomb è quello più resistente, perché il nido d'ape, proprio per sua struttura, ha una certa resistenza, mentre il bottom e top, per una questione puramente estetica, decidiamo di farlo concentrico. Ok, qua non abbiamo altre cose da modificare. Per quanto riguarda le velocità, io vado a aumentare esclusivamente la velocità sui bridge, un po' il discorso che faceva Giampiero, che sono i ponti, quindi là, se io tiro più velocemente il mio ponte, ho più probabilità che venga ancorato meglio, quindi qua gli andiamo a dare un 60%. Per i materiali di supporto, anche lì non ho necessità che i materiali di supporto vengano stampati precisi, perché poi vanno rimossi, quindi posso andarli ad aumentare. Stessa cosa per l'infill, cioè se all'interno la mia macchina, per andando più veloce, non deposita benissimo, sostanzialmente mi interessa poco, perché non mi cambia l'estetica del pezzo, quindi qua andiamo un po' ad aumentarlo. Per quanto riguarda i viaggi a vuoto, anche qui andiamo a mettere un valore di 60. Vediamo se abbiamo bisogno di skirt e brim. Allora, torniamo un attimino sul nostro oggetto. Vediamo qual è la sua base. C'è una base d'appoggio, qua sotto forse lo si vede meglio, sufficientemente ampia, quindi possiamo anche evitare di andare a generare, diciamo, ulteriori supporti, quindi lasciamo uno spessore di brim di 3 mm che più che sufficiente. I materiali di supporto l'abbiamo già attivati in precedenza. A questo punto direi che possiamo esportare. Il filamento che andremo a utilizzare sarà un filamento di PLA, quindi posso mettere 220 come temperatura e con un letto caldo di 50. Ok, ci dovremmo essere. A questo punto clicco su esporta G-code e vado a salvare il file. Sotto lavora, intanto che esporta vi faccio notare un po' di informazioni qua in basso dove c'è scritto info. Qui abbiamo esattamente le dimensioni che avrà il nostro oggetto, il numero di triangoli sostanzialmente che ha il nostro solido, ci dà informazioni sui manifold che sostanzialmente sono informazioni di correttezza sul file, generato errore, legal division by 0, ok, andiamo a vedere dov'è che ha crashato.
su qualche valore decimale probabilmente. Proviamo ad esportare di nuovo. Capita a volte, essendo ancora un software in via di sviluppo, che ci sono dei bug. Quel tipo di errore che ci è uscito prima, a volte viene generato perché ci sono magari una virgola messa male, che si utilizza la virgola invece del punto quando si vanno a mettere dei numeri, o semplicemente il software incontra delle difficoltà nell'esportazione di quel solido in particolare e ci presenta quell'errore alla fine. No, continua a darlo. Proviamo a fare l'esportazione di un altro oggetto. Ok, allora, prima di esportare nuovamente questo oggetto, lo andiamo a controllare e poi ce lo andiamo a ricollocare così come vogliamo stamparlo. Quindi andiamo su ponte, lo apriamo, anche questo non presenta errori, ce lo andiamo a ruotare di 90 gradi sull'asse X, lo andiamo anche a scalare del 50% come fatto per l'altro e ce lo esportiamo. Ce lo andiamo a prendere su Slicer . Ok, proviamo a esportare questo oggetto con i precedenti settaggi, così da capire se l'errore è nei settaggi oppure è nel file. No, credo che ci sia un problema direttamente nel software. Ti crasha Slicer. Che parametri usa? No, questo qua non lo usa. Lui? Non lo usa, fai configurazione default del... Tu non c'hai la configurazione per la macchina, per quella lì, la nuova Sharebot? Ho sempre usato questo, okay. Quell'altro non lo usa, infatti okay. Allora, per risolvere il problema andiamo a scaricarci, probabilmente il problema sarà nei settaggi, ci andiamo a scaricare direttamente la versione aggiornata dei profili.
mi fornite? No, ci dovrebbe essere quella di rete. Prima sostanzialmente c'erano dei valori sbagliati nei preset che avevamo qui in macchina, quindi ci generava quell'errore che abbiamo visto. Ci siamo ricaricati i preset che normalmente le aziende produttrici forniscono insieme alla macchina e adesso ce l'andiamo a personalizzare. Quindi partiamo proprio dal layer and perimeters, così cerchiamo anche un attimino di rivedere i settaggi principali. Allora, layer 8 abbiamo detto lavoriamo con 0,2, così da poter diciamo avere un giusto compromesso tempo di esecuzione, qualità di stampa. Il primo layer 8 lo lasciamo lo stesso a 0,2. Il numero di perimetri che abbiamo detto utilizzare per questo pezzo era pari a 3, così da avere un po' di resistenza, abbiamo circa un millimetro di spessore. Per quanto riguarda invece gli strati solidi, per assicurarci una buona chiusura mettiamo 5 strati sul top, quindi un millimetro anche sul top, e 3 strati sul bottom, e quindi parliamo di 0,6 mm. Andiamo nella scheda dell'infill, qui possiamo scegliere un riempimento adeguato per il nostro oggetto, essendo comunque un oggetto abbastanza piccolo e poi tra l'altro è una metà del nostro oggetto, possiamo andare a permettere un riempimento intorno al 0,25, dovrebbe essere sufficiente a sorreggerci correttamente la struttura. Come pattern di riempimento utilizzeremo un Onecomb, così da poterlo anche vedere, e come finitura degli strati superiori e inferiori utilizziamo una trama concentrica, così da vedere anche un attimino come è strutturata. Andiamo avanti. Per quanto riguarda le velocità, le avevamo già settate, notiamo dove abbiamo sostanzialmente maggiori velocità sono sui materiali di supporto su cui non abbiamo bisogno di precisione, ma semplicemente di pilastrini e di appoggi per i nostri pezzi agitanti, il travel, quindi i viaggi a vuoto che dicevamo prima, e il resto invece è mediamente settato a 40. Per quanto riguarda il brim, mettiamo magari un millimetro di brim, e in materiali di supporto li andiamo semplicemente ad attivare. Ok, vediamo un attimino sui filamenti. Allora, abbiamo un filamento da 1,75, stampiamo in PLA, quindi andiamo a settare la temperatura del PLA per la nostra macchina, con un letto a 50 gradi che è sufficiente per l'adesione del materiale che andremo a utilizzare. Il resto è tutto già corretto, quindi possiamo direttamente esportare il nostro G-code. Sta lavorando, lo vediamo in basso, questa barra blu che avanza. Ci vuole un po' di tempo. Se notate in basso a sinistra ci sta dicendo anche man mano quello che sta facendo. Ok, ha terminato. Facciamo la stessa cosa anche per l'altro file.
Ok, quindi lo andiamo a eliminare, prendiamo l'altro. Era, non era questo, era ok. Quindi andiamo a mettere i settaggi anche qui, partiamo da layer and perimeters, quindi abbiamo anche qui 0,2 come layer 8, 0,2 per il first layer 8, perimetri anche qui, riguardiamoci l'oggetto, 3 perimetri esterni sono più che sufficienti, forse sono anche abbondanti, quindi magari mettiamo un 2. Sul top mettiamo 5, lasciamo 5 e 3 che sono i settaggi che abbiamo utilizzato anche prima. L'infill anche qui al 0,25. Le velocità le lasciamo invariate. Aggiungiamo soltanto un po' più di brim perché la base d'appoggio è più piccola. Anche questa volta i materiali di supporto ci servono. Stamperemo sempre con il PLA, quindi qui possiamo andare a utilizzare 220, 220, 50 e il resto va bene. Esportiamo. E ancora una volta aspettiamo che finisce. Come notiamo qui in basso ci sta comunicando quello che sta accadendo, quindi in questo momento si sta generando la porzione di G-code utile per i perimetri e successivamente inizierà a fare il riempimento, quelli che sono i materiali di supporto e poi tutto il resto. Intanto che esporta, noi possiamo iniziare a mettere il materiale già esportato sulla scheda SD che ci servirà poi per andare in stampa. Sta terminando. E mettiamo anche questo sulla scheda. Per concludere, diciamo che Slicer può essere utilizzato in molte modalità. Noi oggi abbiamo affrontato un po' quelli che sono i settaggi principali, poi chi vorrà approfondire potrà comunque andare a spulciarsi un attimino tutte quelle che sono le opzioni interne di Slicer, perché ce ne sono davvero molte. Se non tocchiamo niente in quelle impostazioni, chiaramente ci sono delle impostazioni di default che sono già corrette. Eventualmente però vogliamo più controllo sulla nostra stampa, chiaramente andiamo a personalizzare questo tipo di impostazioni. Ok, direi che ho concluso. Ok, quindi il nostro file di stampa, il nostro file è pronto per la stampa, adesso lo inseriremo nella stampante Sharebot. Magari possiamo un attimo seguire questo processo. Se la regia mi dà una mano, seguiamo magari il processo di stampa con la macchina bianca. Ci usiamo come valletto giusto per qualche altro minuto. Ok. Ecco, adesso allora, vai, scusa. Andiamo a inserire la scheda. Allora, in questa macchina abbiamo già precaricato il filamento, quindi abbiamo già il nostro colore all'interno. Quello che va fatto prima di iniziare una stampa è diciamo assicurarsi una buona tenuta sul piatto di stampa. Questo generalmente lo si fa utilizzando della lacca. Questo perché favorisce un'ottima adesione soprattutto con il piatto caldo, però allo stesso tempo può essere facilmente rimossa, quindi andremo a laccare il piatto.
Ok, una volta laccato il piatto andiamo a utilizzare il pannello LCD per mandare in stampa il nostro oggetto. Dalla scheda SD andiamo a prenderci il nostro file. La prima cosa che fa è portare a temperatura il piatto, quindi sostanzialmente noi avevamo scritto 50 gradi sul nostro piatto di stampa, quindi lui fa arrivare il piatto a 50 gradi, soltanto dopo porterà a temperatura anche l'ugello, quindi i famosi 220 gradi che abbiamo già impostato, e a quel punto inizierà tutto il processo di stampa partendo proprio dallo start G-code che abbiamo visto prima. Dal display in tempo reale possiamo vedere quello che sta facendo la macchina e le temperature della stessa. Adesso vediamo che il piatto sta a 35 gradi su 50 che è la sua temperatura obiettivo. Ovviamente noi adesso ci scontriamo con i tempi che sono quelli della diretta, dovremmo fare come nei programmi di cucina. Oh, ma intanto avevamo già cucinato il pezzo. Ma in realtà il file è già stato stampato qui. Ce l'avevamo qui. Quindi verrà fuori un oggetto come questo, insomma quello che in realtà avete visto. E intanto quindi a questo punto io direi che abbiamo terminato, lasciamo che la stampante inizi il suo percorso. E volevo solo quindi chiudere questa prima parte del laboratorio ringraziando voi per l'attenzione e l'impegno che tutti i ragazzi hanno mostrato in questi giorni. Abbiamo creato tanta confusione e tante idee e tanti oggetti strani che porteremo in mostra la prossima settimana da Microba, Spazio Microba Bari. Ringrazio l'Arti e il Laboratorio dal Basso per il supporto, il Laserin per averci ospitato e ringrazio tutti voi, tutti i docenti che hanno partecipato, in particolar modo i ragazzi di 3D Italy che ci hanno supportato tantissimo in questi ultimi due giorni. E a nome di... rappresento insomma AdLab, quindi vi ringrazio per averci dato la possibilità di organizzare questo laboratorio. Vi aspettiamo il 29 e il 30 maggio a Bari. Grazie.